amici di Autodigest e Classic, oggi vi presento una delle più grandi cabriolet della storia, la Mercedes 300 SE del 1966. La sua linea e il suo fascino non hanno bisogno di commenti, però andiamo a scoprire com'è fatta. Questa versione, costruita a metà degli anni 60, monta due fari supplementari America. E salendo a bordo, gli interni nel puro stile Mercedes. Abbiamo la radica di noci, bachilite al volante e ovviamente gli interni in pelle. La 300 SE è la versione più lussuosa dell'intera serie di cabriolet Mercedes costruite fra il 1961 e il 1971, con la meravigliosa linea disegnata da Paul Bracq, divenuto oggi famoso come pittore. Una linea che, assieme alle sue dimensioni generose 4,90 m di lunghezza per 1,84 di larghezza, ne fa una delle più belle automobili di ogni tempo. La prima versione del 1961, la 220 SE, aveva motore 6 cilindri 2,2 litri. La 300 SE nacque nel 1962 come versione particolarmente prestigiosa, il top di gamma Mercedes, e aveva sospensioni pneumatiche di serie, cambio automatico manuale come quello del nostro esemplare, autoradio Becker progettato ad hoc, capote multistrato rivestita in lana sul cielo, servo sterzo e una lista infinita di optional dall'aria condizionata ai colori su campioni. Il motore della 300 SE è un 6 cilindri in alluminio monoalbero in testa, cilindrata 3 litri a iniezione da 160 cavalli per 190 km/h di velocità massima e nel 1964 ebbe 10 cavalli in più e faceva 200 all'ora. La produzione ebbe termine nel 1967 e ne erano state prodotte solo 708. Altre versioni di questa cabriolet furono la 250 SE, la 280 SE e la 280 SE 3.5 con motore 8 cilindri a V da 200 cavalli per 210 km/h. Questa versione si distingueva per la calandra anteriore più bassa e larga. Quasi tutti gli esemplari avevano i quattro fari al posto della grande palpebra, come anche la nostra 300 SE. Dopo il 1971 occorrerà attendere 21 anni per ritrovare in listino una Mercedes Cabriolet 4 posti. Viaggiare con la 300 SE è un piacere perché ci sono tutti i comfort di un'auto moderna, come i quattro finestrini elettrici e poi ancora il servo sterzo e l'impianto stereo. Ma la capote manuale, però è un piacere se c'è qualcuno che ce la apre e ce la chiude. Grazie!